Buongiorno mondo, abbiamo quasi smontato tutto nei camper vintage. Come potete vedere, il tendalino si tira via completamente, si deve piegare e mettere in panca, mica come in quei camper lì dove il tendalino con una manovella lo ritiri. È troppo facile così, noi preferiamo le cose complicate che ti fa sudare di prima mattina. Quindi buona giornata a tutti. Abbiamo lasciato il campeggio, come avete visto avevamo smontato tutto, siamo già sulla strada, abbiamo già attraversato Pescara, siamo a Monte Silvano direzione Atri, di nuovo un po' di entroterra, ma poi torneremo al mare forse, se no la Simo mi mena. E andiamo ad Atri a visitare i Calanchi, che in teoria anche il paese, che dicono che il borgo è molto carino, ci sono le visite anche della città sotterranea e speriamo soprattutto di provare le chitarrine con le polpette al sugo, la ventricina, sì. La ventricina e un sacco di prodotti tipici locali, visto che non siamo stati molto fortunati nel trovare i prodotti locali. Una volta non c'era, una volta era chiuso, una volta bla bla bla, e quindi faremo sapere. Siamo arrivati ad Atri, siamo nel parcheggio, uno dei quattro parcheggi segnalati da Park for Night, e ci sono i divieti di sosta perché da domani ci sarà una sagra, una festa, non abbiamo ben capito, quindi questo parcheggio diventerà l'area food. Ci ha già fermato un ragazzo per chiederci quanto rimanevamo, perché loro devono montare tutti i palchetti e i tendalini per mangiare. Gli abbiamo detto che guardiamo solo il paese, poi ci spostiamo magari nei Calanchi. Il problema è che siamo sfortunati, questo è un bel parcheggio, siamo completamente in ombra e non possiamo usarlo. In più non possiamo usarlo perché ci sarà una sagra che non possiamo sfruttare, perché noi domani in teoria andiamo via, la sagra inizia domani sera. Mannaggia, mannaggia! More moments later. Fine, abbiamo deciso di fermarci a pranzo all'osteria Zedi e non per la cena come pensavamo prima, ma vi spieghiamo poi perché. Siamo stati portati in giro in macchina da un locals, ma ve lo dico dopo perché qua c'è casino. Ordiniamo due chitarrine con le polpette al sugo, le pappardelle al cinghiale e le polpette cacio e ova. Dopo vi facciamo vedere. Sono arrivati i primi. Queste sono le chitarrine con le polpettine al sugo e le tagliatelle con i funghi e la salsiccia. Si mangia. E sono arrivate anche le polpette cacio e ova. Abbiamo preso solo un piatto, ce lo si è smezzato, due a testa. A dopo. Siamo davanti alla Basilica Cattedrale di sto cazzo. Molto bene ragazzi, siamo usciti da 5 minuti dall'osteria Zedi, siamo davanti alla Basilica Cattedrale di Atri e niente, vogliamo solo raccontarvi com'erano sti piatti che abbiamo mangiato. Le aspettative sugli spaghettini e la chitarra erano decisamente alti e non me li ha soddisfatti in pieno, non dico che non fossero buoni, anzi erano ottimi, ma forse io avevo delle aspettative molto alte. Tu? A me sono piaciuti. A lei sono piaciuti, ma le tagliatelle con la salsiccia e i funghi secondo me erano ottime, ma la cosa più buona per me sono state le polpette cacio e ova, soffici soffici, spero che si veda nel video che abbiamo fatto, ma forse no, ma immaginatevi le belle soffici di pane, uova e formaggio, buone 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 buone. E quanto abbiamo speso? E quanto abbiamo speso? 32,50 euro con i due primi, i due coperti, il secondo delle polpette, mezzo litro di vino rosso Montepulciano e due caffè e l'acqua naturale, anche se l'abbiamo chiesta gasata. Comunque
ottimo posto da provare se venite qui a Atri. Atri. A dopo. Abbiamo fatto dei giri in giro per Atri nell'ora del silenzio con un caldo torrido, meno male che i vicoletti sono stretti e c'è un po' d'ombra. Adesso siamo sotto la chiesa di San Francesco e stiamo solo aspettando che riapra la bottega della liquirizia, perché non so se sapete, Atri è famosa per la liquirizia oltre che per il dolce tipico che si chiama... Non mi sono dimenticato. Panducale. Panducale, il dolce panducale. E quindi andremo a comprarci un po' di liquirizia per far finire la tachicardia. No, speriamo di no. Comunque state attenti a mangiare troppa liquirizia, che è buona, ma alza la pressione. State bravi. Alla bottega della liquirizia abbiamo fatto man bassa. Abbiamo comprato liquirizie di ogni forma e consistenza, da quelle dure di liquirizia naturale a quelle morbide, agli stecchi del Luke che abbiamo scoperto vengono prodotti esattamente da qui, da Menozie de Rosa, che è il più famoso liquiriziaio, se si dice così, della zona di Atri. E ora siamo arrivati nel parcheggio di Calanchi, stiamo aspettando che vada giù il sole. Questo qui è il nostro panorama di oggi, stupendo. E i Calanchi abbiamo deciso di andarle a visitare domani, perché prima di tutto è già un po' tardi e secondo fa ancora troppo caldo, e anche loro ci hanno consigliato domattina 8:30 al massimo di andare, perché è un percorso di 6 km con una pendenza del 20% a scendere ed è un anello, e ovviamente poi l'ultimo pezzo risale di nuovo al 20% fino a tornare, quindi 2 ore, 2 ore e mezza di camminata sotto il sole non è piacevole. E quindi andremo domani a godercela. Ciao ragazzi. The next morning. E buongiorno mondo, sono le 7:10 e stiamo già facendo colazione, caffè con i biscotti, perché andiamo a vedere i Calanchi e cerchiamo di andare a vederceli col fresco. 7:30 puntiamo a uscire già dal camper e tra poco li facciamo vedere anche a voi. A dopo ragazzi. Ma guardate che panorama che abbiamo questa mattina durante la colazione da dentro il camper, direttamente da dentro il camper. Guardate che bello. E tra poco andremo a camminare proprio laggiù. Ci sbrighiamo perché sennò prendiamo tutto il caldo anche oggi. Bene, adesso non perdete altro tempo. Iniziate la vostra bella esperienza escursionistica prendendo il sentiero alla vostra sinistra, denominato Strada San Paolo, cercando di ridurre al massimo il vostro impatto su questo ambiente e di non lasciare alcuna traccia del vostro passaggio. Non so, ho cambiato un po' idea. Non puoi cambiare idea ormai. Ho 3 km in salita. Ce l'hanno fatta i bambini ieri. Non li ho visti i bambini. Ragazzi, stiamo cominciando a scendere nell'oasi WWF dei Calanchi. La Simo sta già cambiando idea perché... l'app ci ha detto che il ritorno sono 3 km di salita al 20%, ma ce l'aveva già detto la ragazza ieri della reception e del punto informazioni, quindi nessuna scusa, si cammina fresco all'ombra, ma il sole già picchietta, si è dotati di cappellino come da copione e si va. Guardate come la discesa e così sarà la salita.
E dopo poco più di 400 metri camminati in discesa, ta-tan, ecco qua la prima vista sui Calanchi. E si prosegue, andiamo a vedere la zona panoramica più avanti e la roccia della cappella. Come si chiama quella roccia, Simo? San Paolo. Ah no, la roccia non mi ricordo. Non si ricorda, ma ve lo spieghiamo dopo. Ciao. I Calanchi in pillole secondo il Giappino. I Calanchi non sono altro che l'effetto di anni, anni e millenni di erosioni dell'acqua e del vento su questi terreni argillosi e sabbiosi, esposti principalmente a sud, e questo è quello che ne viene fuori, un po' come quei giochi che si fanno con la sabbia bagnata, presente? No, non c'entrano niente, però sono fatti così. Appena arrivati alla pietra di San Paolo, che è qui dentro questa cappelletta, la vedete qua, spero che si vede anche la mia ombra, ma facciamo un giro intorno. E mi raccomando, se venite a visitare i Calanchi, ricordatevi che questa fontanella alla pietra di San Paolo è l'unica che troverete lungo i 6 km di percorso, a parte la prima che c'è nel punto informativo dell'oasi. Quindi fate rifornimento di acqua, perché fa caldo, fa molto caldo, a meno che non veniate d'inverno. Questa passeggiata di 6 km nell'oasi WWF non è che ci stia soddisfando più di tanto. Ancora non siamo arrivati nel punto della salita faticosa, però come in questi punti non hai nessun panorama, niente di così particolare. Sì, bella la natura e tutto quanto, ma boh, speriamo che l'ultimo punto panoramico valga il prezzo della salita. Vi facciamo sapere, perché per ora non è così bello. Pensavamo che gli scorci sui Calanchi fossero un po' di più anche dal basso. Vabbè, si cammina, ormai siamo a metà, quindi si prosegue e si sta zitti. Vedete lì dietro c'è la zona dei Calanchi, ma non si vede benissimo, abbastanza lontana, coperta dietro la valle, e si cammina. Vediamo adesso che si fa tutto il giro lì, si salirà là e ci sarà l'ultimo strappo di 2 km al 20%. Pedala già! Ah no, non stiamo pedalando. Questa è la faccia della disperazione. Manca ancora 1,5 km. Siamo in un punto panoramico molto bello, dove adesso io mi fermerò a fare delle foto, ma volevo farvi vedere solo com'è la salita. Non so se si vede, ma fa questo giro qua e va su di lì. Da quel punto lì dovrebbe iniziare al 24% di pendenza. La Simo vorrebbe picchiarmi con lo zaino. Ultimi 700 metri per la Simo, che arranca su per le salite. Questo 24% massacrante sotto il sole delle 10 che picchia già. Fai un saluto ai tuoi follower. E comunque sono le 10, il sole picchia già forte, siamo nel secondo punto panoramico e direi che merita, anche se queste salite al 24% sono abbastanza sfiancanti. Guardate che viste, eh? Vado a recuperare la Simo, che è andata avanti.
Ragazzi, guardate, questa è la strada da dove stiamo arrivando, che sale qua. Tutta la nostra fatica è stata buttata su quelle strade. Guardatela in fondo. Ultimi 200 metri di salita. Cosa ti senti di dire, Simo? Niente, Simo, che sto per morendo. Dai, dai, che spiana. Dai, che spiana. Guardala lì come spiana. No, non è vero. 5 minutes later. Lo so, ormai ci davate tutti per finiti, disfatti e con zero probabilità di arrivare, e invece siamo arrivati all'oasi centro visite. Ah, ops, lei si è disfatta, guardatela qua. Però siamo all'oasi del WWF centro visite dei Calanchi. E adesso ci meritiamo un po' di mare, vero? Sì. Sì, decisamente. Dove andiamo? A Pineto. E perché hai scelto Pineto? Cos'è? Per la pineta di Pineto? Per la pineta di Pineto. E il fresco della pineta di Pineto. Devi chiudere il video. Dai, chiudi tu. Dai. E finalmente siamo arrivati a Pineto, siamo andati prima a fare camping service, quindi abbiamo scaricato le acque nere e grigie, abbiamo caricato le acque bianche, adesso siamo in un parcheggio pubblico gratuito ma con altri camper segnalati su Camp4Night. Siamo a 400 metri dal mare, là praticamente c'è un sottopasso che passa sulla strada principale, sotto la strada principale, e ci porta in città e al mare. Quindi forse non scaricheremo neanche le bici, lo sappiamo, non è un posto bellissimo per fare campeggio libero, perché sarebbe più bello in campagna, eh? Sì, ma siamo poveri. Siamo poveri e quindi va bene, siamo vicini al mare, siamo sudatissimi, abbiamo bisogno di tuffarci per questi ultimi 2 giorni di vacanza e poi si rientra a fatturare la dura fatturazione. La luce in fondo al tunnel. Ed eccovi la pineta di Pineto. Sei contenta di essere nella pineta di Pineto? Sì. Col treno che passa? E dopo la faticaccia di questa mattina, i Calanchi di Atri, eccoci finalmente alla pineta di Pineto. La Sim qua di fianco a me che legge sul libro e non fa un tubo, come giusto che sia. Anch'io sto leggendo. E niente, non facciamo niente. Dopo torniamo al camp, anzi, non siamo andati neanche in spiaggia. Siamo proprio qui alla pineta al fresco, dove si sta benissimo e si riposa alla grande. Dopo andremo al camper, ci laveremo, ci cambieremo e magari andiamo a mangiare qualcosa fuori, perché cucinare sul camper stasera non ne abbiamo proprio voglia. 3 hours later. Sono le 19:23, ci siamo lavati, profumati e siamo pronti per andare a fare la baldoria. Non è vero, stiamo andando a cena fuori a mangiare di nuovo prodotti tipici abruzzesi. E non mi ricordo già più come si chiama il ristorante. Straccapanz. E non so neanche se c'è posto, perché abbiamo provato a chiamare e non risponde. Quindi andiamo, proviamo e vi faremo sapere. Siamo arrivati appena in tempo e ci è andato un tavolino in extremis proprio all'ingresso, lato strada, ma almeno si mangia, Simo. E abbiamo anche il tovagliolo per non sporcarsi, soprattutto lei che è una pasticciona. Siccome è antipasto, partiamo alla grande, abbiamo preso un cacio fritto, che è questo qua, e un tagliere di salumi che abbiamo già aggredito. La Simo sta già mangiando,
come pochi, anch'io ho già assaggiato il cacio fritto, che è super buono, e quindi adesso poso la cam e mangio. Ciao! È arrabbiato perché non la faccio mangiare. Sono arrivati anche i primi. Massimo mi sta insultando perché la faccio aspettare. Lei ha preso il piatto alla mugnaia, non mi ricordo che pasta, mentre io ho preso gli gnocchi zafferano e liquirizia. Buon appetito. La faccia della sofferenza, non soffre solo in salita, nel l'osi, del WF, dei granchi, ma anche a tavola non ce la fa e scoppia. Non è ancora finito il piatto, sta soffrendo, gli hanno amputato un braccio, ma no, adesso ce l'ha di nuovo, eccolo lì. Ce la farà la nostra eroina a finire tutto il piatto di pasta?